Intanto devo ringraziare Dario, Claudio e la SICO per il gentile invito. Non riesco ad attivare la telecamera perché me l'avete chiusa, ma parto con ringraziarvi perché è un congresso veramente interessante, nel senso che, come ha sottolineato anche Sara prima, l'importanza della multidisciplinarietà in questo paio di ore è qualcosa che è emerso veramente in maniera preponderante. È un gruppo che lavora nel bene del paziente. Devo dire però anche al professor Torzilli, che ho sentito prima, sono stato veramente contento degli apprezzamenti su Sara, ma io pesando più di 140 kg sono bello grosso, quindi prima di portarla via da Padova dovete passare sul mio cadavere, perché logicamente lavorando assieme, lavorando costantemente, questa è la forza di un gruppo di lavoro. L'argomento che mi è stato affidato è di parlarvi di microsatelliti, perché sono l'argomento, l'hot topic della molecolare per quanto riguarda il carcinoma colorettale, non solo. E partiamo da un concetto base, ovvero che cosa sono, che cos'è l'instabilità dei microsatelliti. Il DNA Mismatch Repair Complex è un complesso di proteine che deve andare a riparare quegli errori che la mia polimerasi fa ogni tanto quando va a replicare il DNA. Replicando il DNA fa un errore ogni 300.000 paia di basi e noi siamo così perfetti che abbiamo un sistema che riconosce questi errori e li ripara. Se non funziona questo complesso, che sono principalmente quattro proteine, MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, il tumore accumula piccole mutazioni puntiformi, piccole mutazioni, piccole inserzioni, piccole delezioni. E come faccio a capire che un tumore presenta o meno questo tipo di alterazioni? Abbiamo parlato di quattro proteine e quindi di immunistochimica. L'immunistochimica di queste quattro proteine mi permette di capire se questo complesso è attivo oppure no. Ma dall'altra parte vi ho detto che se le quattro proteine non funzionano, è un tumore che accumula mutazioni e quindi posso andare in maniera indiretta a vedere che il complesso non funziona utilizzando una metodica molecolare che si chiama instabilità dei microsatelliti, che dopo andremo a vedere. Entrambe rappresentano un biomarker ideale. E perché biomarker ideale? Perché noi in clinica utilizziamo tanti biomarcatori, ma in realtà è l'unico che presenta tutte e tre le potenzialità. È diagnostico, è legato a una sindrome genetica, che è la sindrome di Lynch. Quindi, facendo questo tipo di analisi, posso andarmi a identificare i pazienti con questo tipo di sindrome. È prognostico, abbiamo già visto prima nelle relazioni precedenti, un tumore con instabilità dei microsatelliti, è un tumore che accumula tante mutazioni, è un tumore che attiva il mio sistema immunitario, è un tumore che quindi ha meno potenzialità di andare in circolo, di andare a metastatizzare, quindi è una prognosi migliore. È predittivo. Tanti lavori di Sara, in collaborazione con grandi studi americani, vi ricordo l'ultimo importante, pubblicato il 3 dicembre 2020, il Keynote 177 sull'utilizzo del pembrolizumab nei carcinomi colorettali con instabilità dei microsatelliti. Ed è così importante che per noi patologi è entrato nella nostra WHO. Questi sono tutti i desiderata che voi dovete pretendere da un anatomopatologo nel suo referto di un pezzo operatorio, e vedete che nella nostra classificazione WHO del 2019 la presenza di un'alterazione del complesso del DNA mismatch repair è entrato tra quei parametri che l'anatomopatologo vi deve garantire. Di che cosa parliamo? Quanti casi sono? Vedete che se andiamo a prendere tutte le casistiche dei nostri tumori solidi, chi la fa padrone sono tre tumori inseriti nel contesto della sindrome di Lynch, ovvero l'adenocarcinoma dell'endometrio, l'adenocarcinoma del colon, l'adenocarcinoma dello stomaco, che vincono questa gara in maniera abbastanza imbarazzante rispetto alle altre neoplasie. E per quanto riguarda il colon, un 15% degli adenocarcinomi presenta un difetto del DNA mismatch repair. 15% vuol dire che un tumore su 6 che voi andate a operare presenta questo tipo di alterazione. E di questo 15% abbiamo un 20% che è legato alla sindrome di Lynch, ovvero a un'alterazione germinale a livello di questi geni che codificano per le proteine del DNA mismatch repair, e in un 80% invece abbiamo un profilo che è sporadico, solitamente
essere determinato da una ipermetilazione del promotore del gene MLH1. Una ipermetilazione del promotore inibisce la produzione di quel gene, di quella proteina, e quindi sostanzialmente MLH1 non funziona e quindi ho un'alterazione del complesso. Una cosa interessante, in questi casi, questi tumori sono associati a una mutazione che conosciamo già e abbiamo già sentito, che è la mutazione dell'esone 15 del gene BRAF alla VS100E. Da un punto di vista istopatologico ci sono delle peculiarità che ci fanno sospettare un tumore con instabilità dei microsatelliti. Abbiamo detto che sono tumori che accumulano tante mutazioni, quindi tante mutazioni, tanti neoantigeni, sistema immunitario che riconosce la neoplasia. Quindi linfocitosi intraepiteliale, ma anche dei fenotipi un po' particolari, il mucinoso, il sinetring che è raro, il midollare, e anche eterogeneità intratumorale. Perché eterogeneità? Perché ho un aumento di mutazioni che mi comportano delle mutazioni in oncogeni, tumor suppressor gene, ma anche in tutte le proteine che vengono prodotte dalla cellula. Allora qualcuno di voi potrebbe dire: la sola mera istopatologia, in ematosi lineosina, riesce a discriminarmi se un tumore ha instabilità dei microsatelliti oppure no. Non è così, perché abbiamo un 10-15% di casi con un fenotipo tradizionale, non altrimenti specificato, che presenta instabilità dei microsatelliti. Cosa comporta questo? Che dobbiamo andare a considerare l'analisi di tutti i nostri campioni. Come fare l'analisi? Abbiamo quattro frecce al nostro arco, le più importanti sono l'immunistochimica, l'instabilità dei microsatelliti molecolare e il Next Generation Sequencing. Partiamo dall'immunistochimica, che è più facile, il patologo è una mente semplice, quindi vuole vedere se la proteina è espressa. E abbiamo quattro possibilità. Non vediamo nessuna reazione, quindi il tessuto è inadeguato all'analisi immunoistochimica. Abbiamo dei problemi di preanalitica che dopo andremo a vedere. Cosa vuol dire problemi di preanalitica? Che il vostro colon, se viene operato, deve essere campionato e fissato all'interno di un range temporale che sia adeguato per permetterci di poter fare questo tipo di analisi. Perché se io prendo il colon e lo lascio in formalina per una settimana, la mia analisi immunoistochimica mi viene inadeguata. Vedete, sono proteine nucleari, in questo caso tutte le cellule sono positive, quindi questo è un tumore con stabilità del complesso del DNA mismatch repair. Questo ovviamente è un tumore con la perdita delle proteine del DNA mismatch repair, ma ho il mio controllo interno, quelle cellule stromali, linfociti, fibroblasti, endoteli, che rimangono positivi. Poi ho dei casi al limite in cui ho una positività ma è meno del controllo interno, questi vanno alla molecolare. E allora, avendo la fortuna di essere il coordinatore nazionale del gruppo dei patologi gastrointestinali, abbiamo deciso di dare delle indicazioni ai nostri patologi, che è quello di non fornire dei referti positivo o negativo, perché non sono referti che molto spesso risultano di difficile interpretazione e possono portare a degli errori. Quindi non solo fermarci sulla positività o la negatività, ma anche un commento, che è quello che serve a voi clinici. Vedete alcuni esempi. Questo tipo di positività suggerisce che questo tumore è un tumore con stabilità dei microsatelliti. Questo tipo di alterazione è un tumore con instabilità dei microsatelliti. Visto che BRAF non è mutato e l'MLH1, il promotore, non è metilato, bisogna andare a consulenza genetica perché molto probabilmente potrebbe essere una sindrome di Lynch. Visto che ci sono anche dei patologi in ascolto, come gruppo abbiamo fatto una piccola 2-3 bibliografie della nostra rivista che è patologica, il Pafato Zero, l'abbiamo fatto veramente per cercare di standardizzare quello che è il nostro report istopatologico. È gratuito, è scaricabile ed è fatto non solo per i patologi, per tutti quelli che si interessano di patologia gastrointestinale. Dove abbiamo i problemi? I problemi li abbiamo qua, quando abbiamo dei casi determinati. Come vi ho detto, andiamo in molecolare. Fate conto, questo a sinistra è un ragazzo dell'82 con sindrome di Lynch, era stato dato stabile in un centro periferico. Rivalutazione, questo è un tumore che ha perso parzialmente la proteina, ha l'analisi dell'instabilità dei microsatelliti, è instabile e la consulenza genetica ha confermato la sindrome. Molto simile a quello che osserviamo nelle metastasi epatiche. Queste sono quattro fotografie
dello stesso tumore. Quattro fotografie dello stesso tumore che però è stato trattato con TACE, la chemoembolizzazione. Qua vedete le palline della chemoembolizzazione, queste palline amorfe. Vedete che dove ci sono le palline, la mia immunistochimica non è adeguata. Perché? Perché l'ipossia mi fa venire meno l'espressione di queste proteine. Qual è il problema? Il problema è che questo era un pezzo operatorio, quindi posso dire che questo è un tumore stabile. Ma se io ovviamente faccio una biopsia, se la mia biopsia passa nel tessuto positivo, dico che è stabile, se passa vicino alla chemoembolizzazione, ho delle serie difficoltà di capire se il tumore è positivo oppure no. E in effetti le raccomandazioni ci dicono che se io ho meno del 10% di cellule positive devo andare a molecolare. Abbiamo poi un altro piccolo problema, l'eterogeneità. Fino a qualche anno fa si pensava che un tumore era stabile o instabile, mentre invece oggi sappiamo che così non è. Abbiamo fatto una piccola survey di 3 anni della nostra casistica, più di 1.800 casi, e vedete che in 13 casi abbiamo trovato dei casi con eterogeneità intratumorale dell'espressione delle proteine del DNA mismatch repair. In uno di questi casi, questa è una pubblicazione fatta con Fotios e con Sara, su un nostro paziente con eterogeneità, vedete il tumore con le proteine del DNA mismatch repair e una parte senza le proteine del DNA mismatch repair. Questa parte era instabile da un punto di vista microsatellitare, avevamo fatto anche whole exome sequencing, aveva un elevato tumor mutational burden, vuol dire tante mutazioni, e effettivamente corrispondeva a tanti linfociti intraepiteliali. Questo paziente è stato trattato con immunoterapia e ha avuto una risposta e poi una continuata risposta per circa 3 anni, una stabilizzazione di malattia per circa 3 anni. Un altro problema è il ruolo della chemioradioterapia neoadiuvante. Allora, questo è un problema nel retto, ovviamente, è un problema nella giunzione gastroesofagea. Quello che abbiamo visto noi in una casistica di 52 pazienti con glioblastoma con doppia operazione è di aver trovato, riscontrato in alcuni di essi la perdita delle proteine del DNA mismatch repair. Vi faccio vedere questo. Questo è un glioblastoma che era positivo, era stabile. Dopo chemioradioterapia con l'agente alchilante, demodalina più radioterapia, vedete che ha acquisito tra l'altro anche un fenotipo a cellule giganti, che è un fenotipo di solito associato a sindrome di Lynch. Bene, allora quello che bisogna chiedersi è: abbiamo un tumore che non devo trattare con immunoterapia, ma dopo chemioradioterapia questo è un epifenomeno o posso pensare a un'immunoterapia? Abbiamo fatto anche qui whole exome sequencing, il numero di mutazioni è aumentato in maniera significativa. Logico che adesso dovremmo anche pensare ai nostri reti e ai nostri tumori della giunzione gastroesofagea, se anche questo fenomeno lo osserviamo nei nostri contesti. Un altro problema è che non c'è solo la sindrome di Lynch, è in realtà un quadro un pochettino più complesso. Questa è una ragazzina con glioblastoma a destra, forma un astrocitoma anaplastico a sinistra. L'immunistochimica vedete che manca di qualcosa del controllo interno. Allora, quello che si sospetta è una constitutional MMR deficiency. Tutti e due gli alleli di MSH6 in questo caso sono alterati. Questo è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con i colleghi di Aviano. E in questo caso, cosa erano le possibilità? Tutti e due i genitori con sindrome di Lynch, uno dei genitori con sindrome di Lynch, una mutazione de novo, due mutazioni de novo. Siamo andati indietro, abbiamo visto che il padre aveva una sindrome di Lynch. L'altra freccia importante è l'instabilità dei microsatelliti. Da un punto di vista storico, il pannello di Bethesda. Cosa sono i microsatelliti? Sono dei loci stabili nel nostro DNA che vengono alterati e hanno selezionato quei loci che vengono alterati principalmente nel contesto della sindrome di Lynch nel carcinoma del colon retto. Avevamo 5 marcatori, se ho un marcatore alterato era definito MSI low, se avevamo 2 marcatori alterati o più di due era MSI high. Ma le nostre raccomandazioni ESMO di un paio di anni fa, redatte dal mio caro amico Claudio Lucchini e dal professor Scarpa di Verona, hanno posto un serio problema. Dobbiamo dimenticarci degli MSI low, perché sono, da un punto di vista clinico, da un punto di vista biologico, dei tumori uguali identici a tumori con stabilità dei microsatelliti. Poi abbiamo altri problemi. Uno,
Il pannello Bethesda era stato fatto per la sindrome di Lynch. Noi adesso ci stiamo portando, grazie anche agli studi di Sara, all'immunoterapia nei pazienti oncologici, dove abbiamo delle piccole biopsie del paziente, non abbiamo tessuto normale. Da un punto di vista tecnico, purtroppo, è una metodica che ha bisogno di tessuto normale di comparazione. E allora devo pensare al sangue, ma il DNA estratto da paraffinato, estratto da sangue, vi assicuro che sono due mondi completamente differenti e quindi abbiamo bisogno, si stanno implementando nuovi kit diagnostici. Altro problema è che il Bethesda è stato pensato per colon ed endometrio, ma vi ho fatto vedere glioblastomi, sicuramente avete visto quello che sta succedendo in tutti gli organi solidi con instabilità dei microsatelliti e quindi dobbiamo pensare a nuovi biomarcatori. Inoltre, i pazienti con perdita di MSH6 possono avere un profilo di instabilità dei microsatelliti stabile e questo è ben noto nell'adenocarcinoma dell'endometrio. Questo è un bel lavoro di qualche anno fa, 960 casi, in cui c'era una discrepanza tra immunistochimica e molecolare. La discrepanza c'era dove? Nei casi con alterazioni di MSH6 e alterazioni del gene della polimerasi Polé, che sono tumori che hanno tantissime mutazioni, quindi possono essere instabili da un punto di vista microsatellitare, ma non seguono quella via del DNA mismatch repair. Il problema è nato da questo lavoro JAMA Oncology del 2019. Questi autori sono andati a prendere i colon trattati con immunoterapia che non avevano risposto e si sono accorti che in un 10% dei casi il problema era la diagnosi sbagliata. Qua vi faccio vedere le immagini, queste sono quelle originali, quindi sono scadenti come qualità, ma capite bene che è molto difficile capire che questi sono casi positivi in realtà. E quindi c'è un problema di preanalitica e di formazione anche dei patologi. Non solo da un punto di vista immunistochimico, anche da un punto di vista molecolare. Questo è un piccolo lavoro fatto con gli amici, l'amico Umberto Malapelle di Napoli e la Paola Parente di San Giovanni Rotondo. Abbiamo preso dei tumori con l'immunistochimica e li abbiamo testati con due metodiche molecolari differenti. Le due metodiche molecolari differenti davano dei falsi negativi, una sotto il 50% di cellule tumorali, che nella biopsia metastatica non è un evento così raro, e l'altra invece con un DIN, che vuol dire DNA frammentato sotto 4. Quindi dobbiamo stare molto attenti ai nostri campioni. In effetti, Claudio e il professor Scarpa ci dicono: se abbiamo un paziente che vogliamo introdurre in un contesto in clinical trial per immunoterapia, facciamo sia l'immunistochimica che la molecolare. Next Generation Sequencing, tutti quanti parlano di Next Generation Sequencing, questo era uno dei primi lavori. Cosa facciamo? Tanti geni, sequenziamo tanti geni, vediamo quante sono le mutazioni per megabase sopra un cutoff e Sontelleones, quel tumore avrà un'alterazione del complesso del DNA mismatch repair. Vi faccio notare che c'era anche un caso con un'alterazione del gene della polimerasi. Ma ci serve Next Generation Sequencing nella clinica? Questo è il carcinoma del colon e queste due lune che si embricano sono proprio Next Generation Sequencing e instabilità dei microsatelliti, sono praticamente sovrapponibili. Quindi oggi, come oggi, quello che serve ai nostri pazienti sono immunistochimica e instabilità dei microsatelliti. Logico, abbiamo sentito fino adesso, queste sono le raccomandazioni di qualche anno fa, ma valgono anche adesso, cosa facciamo da un punto di vista molecolare? Caparassane, RAS, BRAF nel metastatico, e logicamente non posso non citare l'articolo dell'anno scorso, in cui c'è anche Sara tra i coautori, l'articolo di Scott Coppez nei BRAF mutati con la nuova tripletta. Dobbiamo però studiare ancora bene perché consideriamo sempre i BRAF mutati dei tumori estremamente aggressivi. In realtà quello che abbiamo fatto è stato quello di collezionare tutti i metastatici BRAF mutati da una serie di centri italiani e quello che abbiamo visto è che anche il tipo di mutazione va a interferire su quello che è la prognosi e la risposta alla terapia, con i differenti codoni dove è la mutazione che lo associavano più a una prognosi peggiore o a una prognosi simile a quella di un wild type. Altro problema, la terapia agnostica in cui Entrac, ad esempio, la fa da padrone. Entrac è entrato nelle vostre richieste, vedete, da un punto di vista
di Colon, che cosa abbiamo, che questo è uno degli articoli più importanti, 7.000 casi testati, entra calcerato 0,23%. In realtà ci sono alcuni che sono riusciti un attimo a identificare una sottopopolazione con un 5% di entra calcerato. Devo dire la verità che questi sono pazienti asiatici, nella nostra realtà non troviamo la stessa prevalenza. Certo che ha delle importanze, questo è un bell'articolo di Filippo Pierantonio con la Chiara Cremolini, hanno una sopravvivenza che è estremamente inferiore rispetto agli altri, ma soprattutto sono predittivi anche di risposta, quindi dobbiamo ancora capire come integrarli nella nostra routine. Ultimo punto, biopsia liquida, perché tutti ne parlano, sembra la panacea di tutti i mali. Vi faccio vedere uno dei nostri lavori fatti con Fotios e con Sara. Abbiamo preso dei pazienti con trattati metastatici con chirurgia. Sul pezzo della chirurgia abbiamo fatto whole exome sequencing. Sul quel whole exome sequencing abbiamo tarato un pannello di next generation sequencing specifico per quel paziente con varie mutazioni. Abbiamo seguito questo paziente con una biopsia liquida. Questo è il risultato. Vedete l'overall survival di questi pazienti. Bene o male si dividevano proprio 50%-50%. Vi faccio notare che multivariata la potenza della biopsia liquida in questo contesto era anche più alta della presenza di margini positivi all'esame istopatologico. E quindi, per concludere, quello che vi voglio dire è l'instabilità dei microsatelliti. Abbiamo visto che è importante in vari contesti: diagnostico, prognostico e predittivo di risposta. E come sindrome di Lynch, forse oggi è il caso di introdurre la valutazione dell'instabilità dei microsatelliti o comunque anche dell'immunistochimica delle proteine del DNA mismatch repair in tutti gli adenocarcinomi del colon, uno screening universale per la sindrome di Lynch. Abbiamo dei problemi di preanalitica e su cui i patologi stanno lavorando molto forte. Dobbiamo capire che i BRAF non sono tutti cattivi e che molto probabilmente dobbiamo ancora stratificarli in senso prognostico e predittivo con le nuove terapie. Ci sono dei nuovi marcatori molecolari, ma dobbiamo ancora capire come integrarli nella nostra pratica. E la biopsia liquida nel corso dei prossimi anni molto probabilmente avrà un ruolo importante anche nei nostri laboratori. E con questo vi ringrazio ovviamente le persone che lavorano con me e gli enti finanziatori.